C'è tutto Vinicio Capossela nella serata di ieri di San Salvatore Telesino. All'ombra della bellissima abbazia medievale, vestita a festa per l'occasione, sul palco di Versus Festival è salito il Capossela scrittore per presentare la sua terza fatica letteraria, quel Il Paese dei Coppoloni, finalista dell'edizione 2015 del Premio Strega. Ma su quel palco sale anche il Vinicio Capossela, timido oratore, che si fa guidare da Tonino Conte, professore, ex senatore ed intervistatore di eccezione, in un viaggio nei capitoli del suo libro. Perché il viaggio è il tema del festival e il viaggio è quello che Capossela compie con il suo libro nelle sue terre, lui irpino di origine, raccontando di Calitri, Andretta, Cairano e dei borghi dell'Appennino campano. E poi c'è il Vinicio Capossela cantautore, che spronato dal pubblico chiude la serata con una canzone, solo voce e chitarra, per rendere magica la notte dell'abbazia. Non poteva esserci dunque chiusura migliore per il Versus Festival, festival internazionale del documentario di viaggio e del cammino, ideato da Tabula Rasa Eventi con il comune di San Salvatore Telesino ed il GAL del Titerno. 9 giorni di incontri, proiezioni, musiche ed appunto viaggi, conclusisi ieri sera con l'evento che ha visto protagonista Vinicio Capossela.